Ho deciso di fare anch'io il famigerato video tag, too much information. Partiamo con le domande. Allora, cosa stai indossando? Ma nulla di particolare, questa maglia che avevo preso da OVS un annetto fa all'incirca, che ha uno scollo un po' a barchetta e le maniche a tre quarti ed è a righe bianche e nere, e questo maglioncino un po' leggero, non è di lana, è un tipo cotone nero. Poi ho la tuta sotto, una tuta grigia e basta, niente di che, insomma, sono in tenuta casalinga, dai, alla fine. Sei mai stata innamorata? Assolutamente sì, diverse volte, e lo sono tuttora. Hai mai avuto una brutta rottura? Sì, ne ho avute ben due e non le voglio ricordare. Quanto sei alta? 1,70. Quanto pesi? 70, tra i 68 e i 70. Hai qualche tatuaggio? No, non mi piacciono. Hai qualche piercing? No, a parte i buchi alle orecchie, ne ho 5, solo che appunto, ho mantenuto solo questi due. Questi li ho fatti chiudere, gli altri tre si sono chiusi. Li avevo fatti quando ero proprio giovanissima. poi, coppia perfetta nella finzione. Io non seguo molto la TV, non guardo molte cose, ecco, diciamo, però ho seguito molto, e chi mi segue su Facebook, insomma, sa, non sono l'unica di averla seguita, con la fiction Squadra Antimafia, con Marco Bocci e altri attori. Ecco, come coppia nella finzione mi è venuta in mente Calcaterra, quindi, e Rosy Abate, quindi il poliziotto e la mafiosa. È una coppia un po' insolita. Però, beh, allora aspetto la nuova serie. Show preferito, non saprei. Appunto, guardando poca TV, non so. Non mi viene in mente nulla. Ma ogni tanto, non so, posso guardare qualche cosa, però non ho proprio uno show preferito. Ecco, direi di no. Band preferita, anche qui proprio band, non saprei, forse quando ero ragazzina avrei detto magari tanti anni fa, quando ero proprio pivella, giovane, i Duran Duran. Ad oggi non saprei, ce ne sono di band, magari ce ne sono alcune che mi piacciono, ma proprio preferita, non saprei. Poi c'è qualcosa che ti manca? Ma io sono molto 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 fortunata perché ho tutto. Forse mi manca un pochino di salute, ecco, quella direi proprio di sì. Canzone preferita? Come si fa a scegliere una sola canzone? Non difficile. Diciamo che c'è una canzone che mi piace molto, che mi mette molta allegria, che è Viva la Vida dei Coldplay. Quanti anni hai? 40, quasi 41. Segno zodiacale Gemelli, ascendente Sagittario. E qualità che cerchi in un partner? Allora, sicuramente la complicità, quindi deve essere assolutamente mio complice, deve essere comprensivo e insomma deve avere dei valori importanti. Citazione preferita, ma la prima che mi viene in mente è Carpe Diem, quindi cogli l'attimo. Preferito, ma sinceramente mi piace abbastanza Leonardo DiCaprio e poi proprio un attore, attrici, attori, insomma anche attrici preferite, ma mi piace molto, ecco, mi è venuto in mente, no, adesso mi sta venendo in mente come attrice, non mi ricordo i nomi, comunque la protagonista di Titanic che poi ha fatto L'amore non va in vacanza. Anche Cameron Diaz mi piace. Comunque, insomma, questo genere di attori, ma li trovo bravi. Poi, vabbè, ce ne sono altri, anche italiani, ecco, non solo stranieri, insomma, ce n'è anche di bravi italiani. E poi, colore preferito, blu. Mi piace molto il blu, che ora inizierò a sfoggiare in primavera ed estate. Musica ad alto basso volume, alto volume, anche se lo so che non si fa. Vabbè, in macchina medio, dai, medio volume. In casa, se posso, alzo abbastanza.
Dove vai quando sei triste? Ma sicuramente me ne sto per i fatti miei, mi rintano magari in casa, e piango, piango, sì, piango spesso, spesso, vabbè, ora non esageriamo, comunque sì, sono un po' una frignona, quanto tempo impieghi per la doccia? Ma no, veloce perché i capelli li lavo nel lavandino, quindi non, se non d'estate, vabbè, d'estate sì, faccio la doccia completa con i capelli, però altrimenti 5 minuti. Ma sì. Quanto tempo impieghi per prepararti la mattina? Allora, prima 3 quarti d'ora, fino a poco tempo fa, adesso ho un po' accelerato mezz'ora, quindi mi preparo già i vestiti la sera, insomma, ho un po' tagliato, mezz'ora quindi. Quindi alle 7 e un quarto mi vado a lavare, mi vesto, mi preparo, esco se riesco un quarto alle 8, se riesco. Hai mai fatto una rissa? No. Cosa ti accende? Allora, l'entusiasmo degli altri, che ovviamente mi contagia. Quindi cosa ti accende? L'entusiasmo, l'allegria, le persone allegre, le persone che mi trasmettono sensazioni positive. E cosa ti spegne? Mi spegne la maleducazione della gente, delle persone che si incontrano, l'indifferenza a volte, l'insensibilità delle persone. Ecco, questo sì, mi spegne molto. Per quale motivo hai aperto un canale YouTube? Per condividere la mia passione. E hai paure? Sì, ho paura. Dunque, paure forti sono quelle di perdere le persone che amo, quindi che io sono terrorizzata, lo so che sono psicopatica, no, rido ma non c'è da ridere, penso sempre che possa succedere qualcosa di brutto ad Antonio, veramente sono ansiosa, ho questa ansia, ad esempio è andato a fare la gita scolastica, appunto lui è un insegnante alle medie, di lettere, e vabbè, comunque è andato in Val d'Aosta, no? E niente, non al ritorno per un po' non mi rispondeva al telefono, no? Mi è presa un'ansia che fosse successo un incidente con il pullman, che a volte purtroppo, ahimè, si sentono queste cose, quindi niente, vabbè. Panico e comunque mi succede spesso, ho sempre paura, addirittura a volte quando non mi chiama quando esce da scuola subito, che magari c'è un inconveniente, una riunione, qualche problema, a scuola c'è sempre, io chiamo sua madre. E gli dico, ma aveva qualche impegno, ma no, penso già che sia all'ospedale, vabbè, rido, ma è veramente tragica la cosa. Poi altre paure, sì, ne ho altre. Ho paura dei lampi, ho paura quindi non dei tuoni, bensì dei lampi. E bene o male sono queste paure. L'ultima cosa che ti ha fatto piangere. Allora, io come dicevo prima sono una frignona, quindi piango. Poi ci sono magari dei periodi che per mesi non piango, ma difficile. Comunque piango, ho la lacrima facile davanti a un film, davanti a qualsiasi cosa. Anche leggendo a volte un libro, un romanzo, mi viene da piangere. E l'ultima, proprio l'ultima volta che ho pianto non la ricordo, perché non me la ricordo, ma una delle ultime volte, quindi quando mi sono vista con la mia amica Eliana, ciao Eli, un bacio. Mi sono commossa nel raccontarle un episodio legato alla tesi che sto scrivendo, perché praticamente il poeta, e la moglie ancora vivente, vivono nel paese dove viveva mia zia, la sorella gemella di mio papà, che non c'è più. E quando mi è stata proposta questa tesi, appunto la professoressa mi ha detto: guarda, l'unica cosa è che la moglie, da cui devi andare per i libri, eccetera, abita fuori Genova. Io dico: ma vabbè, mi dica dove? San Salvatore di Cogorno. Mi è preso veramente, cioè, diciamo che io credo ai segni del destino, sicuramente. E lì, tra l'altro, lei, questa la moglie, di questo poeta su cui sto scrivendo la tesi, che è una tesi bellissima, sono felicissima, sono stata veramente molto fortunata, devo dirlo. Abita ai piedi del cimitero, ve lo giuro, ai piedi del cimitero. Ho messo anche una foto su Instagram, però vabbè, senza descrivere troppe cose. Comunque, ai piedi del cimitero dove è sepolta mia zia, mio zio, mia nonna, la mamma di mia zia e la mamma ovviamente di mio papà,
Insomma, cioè, proprio più di così, più eloquente. E quindi nel raccontare a Eliana questo fatto, mi sono commossa e ho pianto. Eravamo in un luogo pubblico, in un bar, e tutti mi guardavano sicuramente. Comunque, l'ultima volta che hai detto ti ama qualcuno, 10 minuti fa, ad Antonio al telefono, lo dico spessissimo, il significato del tuo nome su YouTube sarà più Cosmesi, quindi facilissimo. L'ultimo libro che hai letto? Allora, l'ultimo libro che ho letto è questo della mia amica Rossana Bruzzone, ed è Verso Santiago, il cammino, racconta quindi il cammino che lei ha fatto, è un libro bellissimo, l'ho letto ben 2 volte, mi fa emozionare sapendo poi che l'ha scritto lei, ora si trova in Canada per un'esperienza, insomma, è fortissima, insomma, ve lo consiglio. Poi, il libro che stai leggendo in questo periodo, sto leggendo ovviamente tutti i libri del poeta per cui sto scrivendo la tesi, su cui sto scrivendo la tesi. E quindi, ecco, anche leggendo queste poesie, ho pianto spesso. Magari ve ne parlerò se vi va, lasciatemelo scritto, magari vi racconto qualcosa in più. E poi, l'ultimo show che hai visto, ma sapete che non ricordo, forse Benedetta Parodi, ma le repliche sulla 7. L'ultima persona con cui hai parlato, no, mio papà, poco fa, che relazione c'è tra te e l'ultima persona a cui hai scritto? L'ultima persona a cui ho scritto è una mia collega. Cibo preferito, ma io mangio veramente di tutto. Di tutto, comunque mi piace molto la pizza, sono banale. Mi piace molto la pizza, se potessi la mangerei sempre. Posto che vuoi visitare, sicuramente lo dicono tutti, comunque anch'io, gli Stati Uniti, ma anche insomma, Los Angeles, mi piacerebbe molto, anche il nord dell'Europa. Poi, ultimo posto in cui sei stata, dunque, sono stata nel nord della Germania, a Lubecca e ad Amburgo la scorsa estate. Veramente bello, lo consiglio. Hai mai avuto un incidente? Sì, per fortuna non grave, ma qualche tamponamento? Sì, mi hanno tamponata. Poi, l'ultima volta che hai baciato qualcuno? Dunque, ieri sera. Sì, domenica sera, ieri sera, perché ho visto Antonio appunto ieri sera. Ci siamo appunto visti. L'ultima volta che sei stata insultata? Non me lo ricordo, l'ultima, proprio l'ultima. Però anni fa, qualche annetto fa, su YouTube appunto una mi aveva scritto: si vede proprio che sei zittella, e invece si era sbagliata proprio alla grande. Gusto di caramella preferito? Mi piacciono molto le caramelle, le rotelle di liquirizia, ma poi anche le caramelle, le gelatine alla frutta, alla menta, agli agrumi, un po' tutti i gusti a dire il vero. Che strumento suoni attualmente? Niente, nessuno, ma ho suonato la chitarra, ma suonato abbastanza, insomma. Pochino sapevo suonare, ma ovviamente poi ho smesso, sono andata ovviamente a una scuola, frequentavo appunto un corso, ma poi non ho più continuato, ho fatto 2 anni soltanto. Pezzo preferito di gioielleria? Amo molto gli orecchini di bigiotteria e gli anelli. L'ultimo sport che hai praticato, proprio secoli fa, danza moderna. L'ultima canzone che hai cantato, viva, viva, viva la vida, quella che poi non l'ho cantata, l'ho solo. Frase da rimorchio preferita, mai avuta, l'hai mai usata? No. L'ultima volta che sei uscita con qualcuno ieri con Antonio, siamo stati insieme tutto il weekend in campagna. Chi dovrà rispondere a queste domande dopo di te? Tutte voi, quindi tutte le persone che non l'hanno ancora fatto. Fatelo perché è molto carino, ci si conosce un po' di più, è un piacere quindi ascoltare, io l'ho un po' visti tutti, quasi tutti, e fatemi sapere se lo fate.